Sono a Zone con Lorena Sina, che è la sorella di Emilia Sina, candidata per il Partito Democratico nella circoscrizione europea per il Parlamento italiano. La vostra è una storia di immigrazione, raccontaci che ricordi hai. Ma io, essendo l'ultimogenita di 4 figli, ho un ricordo abbastanza relativo. È stato un po' traumatico per i miei fratelli, specialmente anche per la Emilia Sina. Ma era così in quel periodo lì, come mi raccontava mio padre, era dura. Il fatto dell'emigrazione significava lasciare i figli in Italia, non poterli portare con sé, e in più un razzismo abbastanza notevole sulla sua persona, sulla persona anche di mia madre. Certo. Perché all'epoca era così, e in quegli anni lì, tra gli anni 50 e 60, è stato molto pesante, sofferente. Gli italiani venivano infatti chiamati cingali, quindi non erano accolti bene, e soprattutto c'era questo aspetto drammatico del fatto che i figli venivano messi in collegio, tant'è che tua sorella dall'adolescenza fino alla maggiore età è rimasta in collegio, vedeva i tuoi genitori 3 volte all'anno. Però nonostante questo la tua è sempre stata una famiglia molto unita, vero? Specialmente sì, l'ultima parte. Sì, siamo sempre stati uniti, perché comunque questa lontananza forzata ci ha sempre uniti, tutti e quattro. Purtroppo è mancato anche un fratello, però noi siamo sempre stati uniti, sempre, comunque. Quindi la storia dell'emigrazione è una storia dolorosa, non è una storia solo eroica, è molto dolorosa. Quella vissuta dei miei genitori è stata abbastanza sofferente e traumatica, perché comunque hanno dovuto lasciare i propri figli nei collegi. E in più, per forza maggiore, bisognava andare. Non c'erano alternative e purtroppo era così. Quindi possiamo dire che se adesso gli emigranti italiani sono ben voluti e costituiscono un pilastro, no, nella Svizzera o comunque nei paesi dove sono emigrati, deriva dal duro lavoro e dal sacrificio dei vostri genitori. Sì, senza ombra di dubbio. E onestà, fondamentalmente. Perché sono stati, oltre a un duro lavoro, sacrificio, penalizzati anche a livello personale, hanno dimostrato di essere onesti, perché i risultati ci sono stati e le persone oneste alla fine. Quindi possiamo dire che Emilia, che adesso ha la doppia cittadinanza, però è sposato un cittadino svizzero, in questo momento è grata alla Svizzera per il trattamento e la considerazione sociale che ha, ma deve essere grata, lei e tutti coloro che adesso sono all'estero, e anche noi italiani, al lavoro e sacrificio dei nostri migranti italiani e lombardi in quei paesi, no? Eh sì, senza ombra di dubbio, perché l'hanno fatto con, come ripeto, con molta onestà e sacrificio, senza chiedere quasi niente in cambio. Portando però, diciamo, benefici, diciamo, all'Italia, sì, perché all'Italia molti, perché hanno fatto i loro sacrifici per i loro sogni, per le loro case, però hanno portato anche là onestà, come ripeto, e voglia di lavorare e quindi, ripeto, hanno portato anche ricchezza, perché realtà come Brescia, come il Lago di Iseo, no, hanno fatto delle case, hanno portato, certo, hanno certo, portato attività, certo. E quindi possiamo dire, no, che dobbiamo essere grati e sostenere. E specialmente orgogliosi. Orgogliosi di essere italiani e lombardi. Di questa generazione, di queste persone che hanno sacrificato il proprio io quasi e la propria identità personale per il loro lavoro e per migliorare la propria famiglia, i propri figli.